Allora, la scorsa volta vi ho parlato di incontri ravvicinati del terzo tipo, dove recitava anche François Truffaut. E quindi mi è inevitabilmente venuta voglia di parlarvi del lungometraggio d'esordio del regista francese, I 400 colpi, cult del 1959. Facciamo però un passetto indietro, com'è che Truffaut è approdato alla regia? Diciamo che lui non è che aveva in mente di fare esattamente quello nella vita, anche se non è che gli crediamo molto. Comunque diciamo, lui originariamente era un critico cinematografico, anche piuttosto severo e anzi decisamente cattivo, cioè esprimeva giudizi, insomma, piuttosto stroncati. Non gli andava bene niente, finché a un certo punto, a forza di dai e dai, si stufò e disse basta. Adesso vi faccio vedere io come secondo me va fatto un film. E così nacque I 400 colpi, che è un film anche un po' semi-autobiografico che un po' si ispira all'infanzia difficile di Truffaut. Tant'è che anche il titolo è un po' una traduzione errata, perché in realtà in francese I 400 colpi è un'espressione che significa più o meno come il nostro fare il diavolo a quattro. Quindi invece se noi diciamo I 400 colpi a noi non sa di niente. E in realtà quindi si riferiva un po' al carattere turbolento del protagonista, che è un ragazzino di 12 anni, interpretato da Jean-Pierre Léaud, che all'epoca era un pelino più grande, però era convinto di poter sembrare più piccolo anche perché era più basso. Lui voleva a tutti i costi recitare in questo film con Truffaut, tant'è che andò a fare i casting all'insaputa dei genitori, proprio scappò, prese il treno, e quando durante il provino, insomma, Truffaut lo venne a sapere di questa cosa, gli disse, beh, ma non è che i tuoi genitori saranno molto contenti? E lui disse, non mi interessa, sono felice io, sono contento io così. E quindi forse anche per questo carattere un po' ribelle, un po' irruento dell'attore, Truffaut lo scelse. E in quell'occasione anche nacque un connubio artistico, perché diciamo che Jean-Pierre Léaud un po' ha rappresentato anche in successive pellicole di Truffaut l'alter ego del regista, interpretando sempre lo stesso personaggio, anche poi da cresciuto, quindi da giovane e da adulto. Altra caratteristica di questo film riguarda il sonoro. Diciamo che Truffaut decise di far ridoppiare successivamente tutti i dialoghi, quindi di non fare il sonoro in presa diretta. Questa fu un po' un espediente un po' dettato anche dalla necessità, perché come molti altri film della Nouvelle Vague, molte scene di questo film vennero girate per le strade di Parigi, quindi diciamo molto rumorose. E Truffaut non aveva neanche i mezzi né per immobilizzare la città, perché lui doveva girare le scene, né per usare diciamo delle attrezzature che in qualche modo coprissero i rumori di fondo. E quindi tagliò la testa al toro, il che lo fece anche stare insomma piuttosto tranquillo, disse vabbè, tanto poi i dialoghi li ridoppiamo tutti dopo, così non doveva insomma neanche dilungarsi troppo nel fare le riprese. Una scena però che è un po' simbolica di questo ridoppiaggio è verso la fine, quando il protagonista ragazzino parla con la psicologa. Diciamo che è un po' particolare, perché venne ridoppiata insomma in fase di post produzione anche questa scena, ma in un altro modo. Diciamo che i dialoghi del ragazzino sono spontanei, ovvero Truffaut, senza dirgli niente, prima di girare questa scena, quindi diciamo così dietro le quinte, con i microfoni accesi, parlò a Jean-Pierre Léaud di questa scena, di cosa sarebbe dovuto succedere, e gli chiese anche insomma dei pareri, delle interpretazioni, delle proposte per dei dialoghi, delle battute. E quindi nacque un vero e proprio dialogo tra Truffaut e Jean-Pierre Léaud. Truffaut era così soddisfatto delle risposte, delle proposte date anche così spontaneamente da Jean-Pierre Léaud, che decise di utilizzarle poi in quello che fu il montaggio finale. Quindi nel montaggio finale noi vediamo, sentiamo che l'audio, le frasi che dice Jean-Pierre Léaud erano diciamo gli audio originali di quel colloquio carbonaro avuto dietro le quinte con Truffaut. Poi la voce di Truffaut viene tolta e venne inserita quella del personaggio della psicologa. E quindi diciamo così nacque questa scena famosissima. E infine un'ultimissima cosa, abbiamo parlato di Jean-Pierre Léaud, però poverini, c'erano un sacco di altri ragazzini che si erano presentati ai casting per fare diciamo, il protagonista nel film con il famoso critico cattivissimo François Truffaut.
Questi ragazzini comunque vennero lo stesso utilizzati in altre scene magari un po' più di gruppo, per esempio quelle della classe o della scuola. Quindi dai, in qualche modo ebbero anche loro un pizzico di gloria. E niente, se vi è piaciuto questo film o se volete altre chicche su altre pellicole del maestro francese, lasciatemelo scritto nei commenti. Ciao!